Sale su Minotti per insaccare il pallone, vola la Virtus contro il Bari. Al Biondi si scrive una pagina storica per la squadra rossonera. Imbattuta dopo 7 turni raggiunge quota 15, la vetta della Serie B. L'Empoli rimane l'unica squadra in grado di superare Mammarella e compagni in caso di successo nel posticipo. I tifosi che già sognavano a occhi aperti possono continuare. Baroni preferisce volare basso. I tifosi a noi ci fa piacere, noi siamo contenti di essere per i tifosi. È il nostro lavoro e quindi più soddisfazione gli diamo e meglio è. Loro possono avere l'entusiasmo. E veniamo alla partita, tosta, vibrante, equilibrata e aperta nel rispetto della vigilia. È il derby delle migliori difese, appena 3 gol subiti da Lanciano, uno in più per i Galletti e si vede sul campo. La Virtus ha avuto il merito e quel pizzico di buona sorte di segnare nel momento migliore del Bari, piazzando il colpo del KO. Al Biondi è sold out, circa 3.500 gli spettatori, di cui 250 arrivati da Bari. In avvio è subito Bari con una conclusione di Sciaudone al lato di poco. Al terzo risponde la Virtus con un colpo di testa di Tiam Mamigno servito da Mammarella. Settimo ancora il Bari pericoloso con Sciaudone. Il giocatore raccoglie una corta respinta ma la piazzata non inquadra la porta. Undicesimo punizione di Galano, sfera fuori. Al quarto d'ora azione di forza ancora di Mamigno che penetra in area ma colpisce male e la palla si perde al lato. 29esimo ci prova Piccolo, Guarna, l'ex blocca sicuro. Il tempo si chiude con una ghiotta occasione per Falcinelli, il suo colpo di testa sfiora il palo. Secondo tempo in avvio, Fedato riceve palla in area, la posizione ideale, il tiro però è da dimenticare. Decimo, Virtus vicinissima al gol con Falcinelli che colpisce il palo su cross del solito Mammarella. Davvero sfortunato nell'occasione il giocatore rosso-nero. Ancora Virtus in avanti con una deviazione aerea di Mamigno. 25esimo, sciabolata di Defendi, brivido in area rossonera. 4 minuti dopo, occasione ghiotta per far male ancora per il Bari, ancora Defendi in area ben assistito, può battere a rete, molto bravo Sepe a sventare tutto. 39esimo, fuga sulla sinistra di Falcinelli, sfera che arriva a Mamigno che non riesce a coordinarsi. Poco dopo il giocatore esce ed entra Minotti, l'uomo del destino. 42esimo, punizione di Mammarella, dal mucchio la testa di Dicecco che trova sul secondo palo proprio Minotti che appoggia in rete, esplode il Biondi e Baroni esulta come un bambino. La Virtus conquista la vetta della Serie B e aspetta il posticipo dell'Empoli. I ragazzi hanno fatto veramente una partita di grande sofferenza, creando anche diversi pericoli, perché comunque nelle ripartenze abbiamo creato tanti problemi a loro. Forse il primo tempo in maniera eccessiva, noi sapevamo che dovevamo anche prenderli in velocità, però tante volte abbiamo forzato questa palla in verticale e potevamo gestirla un pochino meglio, infatti ci ha portato a correre tanto e a perdere un po' di lucidità. È sicuro che questo Lanciano comunque non ha paura di volare? No, noi non abbiamo paura di lavorare. Di volare. No, ma non abbiamo paura di lavorare, nel senso che noi crediamo nel lavoro. Io sono un ambizioso come sono i miei giocatori, ma per fare questo bisogna guardare il giorno per giorno, non bisogna guardare molto in là, perché quando guardi molto in là perdi di vista quello che è il quotidiano. La rete più bella forse no, però più importante della tua carriera sì. Sì, senza dubbio. La rete storica, primo posto per primo voi. Posto, sì, ce lo godiamo per questi 2 giorni, adesso vediamo lunedì, ma noi non ci pensiamo, dobbiamo volare bassi, mettiamo fieno in cascina e sicuramente arriveranno tempi peggiori. C'è una dedica per questo gol? Sicuramente, voglio dedicare a mia mamma che era qua, è fatta 600 km ieri da Bergamo. Poi è fatta contenta? Sì, sicuramente. Poi anche mio papà, mia famiglia e alla mia ragazza.